Io l'ho conosciuta attraverso i video che ha fatto e mi ricordo un giorno, insomma, ho avuto il suo numero e ho chiesto, ho detto: guarda, posso usare i tuoi video e ripubblicarli sul quotidiano, usarli su YouTube? E lei mi ha detto sì, e io ho sempre chiesto perché mi sembrava corretto farlo e perché era una testimonianza importante la sua. Lo dicevamo prima, diciamo, abbiamo fatto due chiacchiere, forse è stata una delle poche giornaliste in Italia che ha detto apertamente: io scelgo di sospendermi, di smettere di fare il mio lavoro perché non può lavorare. E nel campo dove lavoriamo entrambi, siamo entrambi iscritti all'ordine dei giornalisti, in questo settore pochi hanno fatto una scelta del genere. Alcuni legittimamente hanno scelto una scelta sanitaria, di aderire a questo trattamento sanitario, a questa vaccinazione, altri non lo hanno fatto, ma non si sono esposti come ha fatto Raffaella, ed è un modo per essere appunto liberi, anche questo, per ritornare appunto a quella parola libertà che ha animato anche quello che è stata, come ho detto prima, la fondazione del nostro giornale. Sulle parole libertà io vorrei introdurre la Banda della Liberazione, che è un gruppo che ci affiancherà in questa più che intervista, in questa chiacchierata con Raffaella. E cominciamo questa chiacchierata proprio con La libertà di Giorgio Gaber, che io conosco, forse uno dei cantautori che conosco meglio, e sono molto contento, non sapevo che avremmo cominciato con questa canzone, ne parlavo prima col gruppo, e volentieri lascio a loro le note e le parole. Volume. Ok, tu come vorresti essere, non ho capito? Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che di fronte solamente la natura, che cammina dentro il bosco con la gioia di seguire un'avventura, con la gioia di seguire un'avventura. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere un uomo libero, come un uomo che ha bisogno di spaziare la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra una, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La Grazie. La libertà è partecipazione.
Noi partecipiamo a una comunità che si chiama Ordine dei Giornalisti, e quando tu, insomma, nel libro non l'abbiamo ancora citato, Sospesa, lo fate un diario, è un modo per raccontare appunto la sua esperienza, sia quella maturata dopo la scelta appunto di non aderire a questa campagna sanitaria, sia quella successiva, che tra l'altro si intreccia perché, come vedremo, Raffaella va anche al confine con l'Ucraina per raccontare la guerra da giornalista ancora una volta, perché pur Sospesa non smette di farlo. Dicevo, la comunità a cui apparteniamo, i giornalisti in qualche modo ci si ritrova, lo dice a un certo punto, anche in redazione, alcuni sono imbarazzati, alcuni esprimono solidarietà, ma in generale, al di là della redazione in cui opera, c'è una sorta di omertà, la stessa, tra l'altro, per ritornare, no, al racconto comune, al racconto alla voce unica, che si ritroverà anche nel racconto della guerra. Lascio la parola a Raffaella con un inciso che è di oggi, lo dicevo prima. Oggi il presidente dell'Ucraina ha detto una parola che sembra quasi il filo conduttore di questo libro. Ha detto l'aggressione della Russia all'Ucraina è come il Covid e le armi, ha detto, sono come il vaccino. Queste parole in fondo rappresentano, chiaro con uno specchio opposto, il filo conduttore in chiaro scuro di quello che proviamo a raccontare oggi. Tutti, grazie di essere qui, perché lo dico sempre, sono i vostri grazie che ci spingono avanti, ognuno nel suo campo, e in questo libro ci siete tutti voi. E quindi prima di appunto iniziare, vorrei dire grazie a tutti, grazie a questo giornalista incredibile di una zona di frontiera che mi ha stupefatto per la sua correttezza. E quindi un applauso alla pressa e un applauso a Giuseppe, che appunto difende l'onestà di questo mestiere ormai sbugiardato, e grazie ai ragazzi che ci hanno suonato questa bellissima canzone, l'abbiamo scelta insieme, Libertà, perché la libertà è il bene più prezioso che noi abbiamo. E io dico sempre che se non c'è scelta, non c'è libertà. E quindi è proprio lì che fa da spartiacque. Lì dove c'è una scelta, c'è libertà. Se non c'è scelta, non c'è libertà. E noi non abbiamo potuto scegliere. Allora, tu mi dicevi che cosa avviene nel mondo dell'informazione. Il mondo dell'informazione è, secondo me, un bivio importantissimo. E ovviamente mi fa soffrire quando dicono giornalisti terroristi, no? Però credo che noi abbiamo una grande responsabilità. E il problema, come diceva Orwell, no? Che scrive 1984, è molto conosciuto, ma io vorrei riprendere anche La fattoria degli animali, e ci concludo il libro, questo diario, perché vi porto con me in quelli che sono stati questi 4-5 mesi che hanno segnato per sempre la storia di questo paese, ricordatevelo, perché hanno messo le basi di qualcosa che dovrà ancora accadere. Quindi ecco perché io ho voluto fermare nero su bianco queste cose, perché nel diario c'è la nostra storia, e è la storia raccontata, la cronaca raccontata per la prima volta dai vinti, non dai vincitori. Ma noi abbiamo una storia, noi ognuno con la sua esperienza ha una storia. Ce ne sono tante, per me questa resta la nostra storia. E l'informazione, e dice Orwell, dice, allora già si poneva il problema, perché Orwell scrive, dovete sapere, La fattoria degli animali nel 43, quando viene istituito a Londra il Ministero dell'Informazione. Allora voi immaginate perché in tempo di guerra viene istituito un Ministero dell'Informazione? Perché doveva fare da censura. E doveva fare da censura in tempo di guerra, perché le guerre le vincono, prima di tutto, le vince chi fa una buona propaganda. Questo esisteva già ai tempi di Cesare, poi ce ne siamo dimenticati, che portavano dietro proprio i cronisti che
che dettavano, cioè che scrivevano sotto dettatura, e ci hanno raccontato la storia. E allora Orwell scrive questo, questa fattoria degli animali proprio per andare contro la censura, e dice: occhio, il problema dell'informazione non è la censura, perché noi la censura la riconosciamo, noi il nostro nemico lo riconosciamo. Il pericolo dell'informazione, noi lo stiamo vivendo oggi in maniera esasperata, è la vigliaccheria intellettuale, perché è la vigliaccheria intellettuale che regola l'ortodossia del pensiero e che porta l'ortodossia dell'informazione, perché è la vigliaccheria intellettuale che non si oppone alla vulgata comune, che non si oppone a una narrazione imposta dall'alto. Perché nessuno fa più le domande. Perché? Perché l'ordine dei giornalisti è diventato una casta, e la casta si protegge se mantiene l'ortodossia. Avviene anche in religione: se tu sei ortodosso riesci a mantenere, a chiuderti e a non porre più delle domande. Quindi io a un certo punto mi sono chiesta, ma ti dirò, io me lo sono chiesta proprio l'altro giorno, dico: ma esistono i sospesi in tutte le categorie? Oggi li conosciamo, sono passati 2 anni, no? Esistono alcuni sospesi tra i medici, tra gli infermieri, ce ne sono tanti fra di voi, no? Ci sono i sospesi farmacisti, di tutte le insegnanti, ne ho incontrati tantissimi. Quanti giornalisti sospesi avete incontrato? Quanti ne conoscete? Alzate la mano. Allora, due sono le cose: o non esistono over 50 giornalisti sospesi, o sono tutti vigliacchi. Una risposta che lasciamo, insomma, è un bivio sul quale ci interroghiamo. Tra l'altro io ho meno di 50 anni. Io voglio dire una cosa, la dico perché in molti ce l'hanno chiesto, no? Siete vaccinati o non siete vaccinati? Il discorso che fa Raffaele è correttissimo. Io dico questo, che le scelte sanitarie fino a un anno fa erano scelte tutelate dalla privacy, erano scelte come tutte quelle che riguardano la sfera personale, che erano profondamente tutelate. Noi in base alla legge sulla privacy firmiamo un sacco di roba, ci vincolano in maniera... E io lo rivendico questo diritto, di non dire le mie scelte sanitarie qualunque esse siano. E non lo faccio, magari forse sì, non lo so, io non mi voglio molto bene, però penso di non farlo per vigliaccheria, ma per salvaguardare un principio, che è il principio in base al quale noi siamo liberi di salvaguardare le nostre scelte, qualunque esse siano in campo sanitario. Questo è fondamentale perché, guardate che era fondamentale fino a ieri, perché avevamo un vincolo incredibile, dovevamo firmare un sacco di robe, cioè è tuttora, no? Ma era fondamentale per lo Stato, perché diceva questo è la tutela della privacy, la tutela dell'individuo e la tutela di tutti. E questo io continuo a rivendicarlo. Detto questo, però, la risposta... Hai ragione, però è stato modificato, perché per poter venire a prendere... No, è stata modificata questa norma importantissima sulla privacy, perché per poter... mandarci a casa la multa, quindi non solo agli over 50 ma tutti gli altri, gli insegnanti, tutte le categorie sospesi, hanno dovuto fare l'ennesimo decreto legge per poter accedere, perché prima tu attraverso la tessera sanitaria i tuoi dati erano occultati, tant'è che il mio medico non riusciva a spedirmi le ricette a casa, le ricette appunto via mail, perché io non avevo dato il lasciapassare ad accedere al mio fascicolo. Oggi lo può fare perché questo cancello, diciamo, è stato rimosso. È vero, è un cancello rimosso, però insomma qualcuno deve continuare a pensare che sia chiuso, almeno mi piacerebbe pensarlo, come io continuo a pensare che l'articolo 1 fosse un baluardo, lo è ancora, incrollabile, l'hanno buttato giù perché questa è la verità, ma questo non vuol dire che
si debba lottare perché stia ancora in piedi. Passiamo anche al gruppo, perché il tema, seguiamo un po' anche la scaletta del libro. Ancora non è sospesa, Raffaele, succede una roba che lei capisce prima di altro, almeno nella redazione in cui lavora, che sarà è un po' il momento di rottura tra un prima e un dopo, ed è Trieste. Succede che questo gruppo di portuali inizia una protesta e lei, ancora non è il giorno degli idranti che racconterà nel libro, e lei va dal direttore della sua testata, va da Mario Giordano e dice: io vado a Trieste, tra l'altro nel libro insomma, guarda che questo sarà un punto di rottura, vai, e va a Trieste e racconterà esattamente quello che tutte le testate del mondo racconteranno, meno quelle italiane, almeno nella gravità in cui è accaduto quello che è accaduto, con la mano alzata, vi ricordate, no? La fascia tricolore e gli idranti. Io lo lascio nelle parole di Raffaella, o forse in premessa. Adesso ve lo ricordo. Allora, sì, erano le settimane prima che entrasse l'odiosa tessera per andare a lavorare. E quindi con Giordano mi disse: vai, trovami qualcuno di questi che fanno, poi c'erano a Bologna, avevo partecipato anche al blocco delle autostrade, no? E poi mi aveva colpito questo, io conosco bene Trieste perché mio figlio è nato a Trieste, perché suo padre è triestino, e quindi conosco bene i triestini. Avevo visto questo comunicato di questi portuali che dice: noi non ci distinguiamo fra vaccinati e vaccinati, noi non entriamo, noi il 15 blocchiamo il porto. E quindi sbarco a Trieste, arrivo a Trieste e mi accolgono con le famose loro tute gialle, un manipolo di ragazzotti enormi, grossi, decisi, con questo piglio, vaccinati, non vaccinati, a noi non ce ne frega nulla. Cosi non cosati, scusate, hai ragione, cosi non cosati, quindi non c'era distinzione tra gli esseri umani, non ne facevano distinzione, erano tutti lì fuori all'uscita del Varco 4, mi avevano aspettato con le loro tute gialle e mi dice: noi il 15 non si entra, fermiamo tutto. Io torno in redazione e dico: guarda, faccio questo pezzo, e Giordano dice: no, no, è la rivoluzione, la scintilla, no, 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 non è, tu hai trovato quattro improvvisati lì. E poi lui lo racconta, perché io, un po' per rispetto, no? Allora dico, lui mi diceva, quando lui poi ha letto il libro, gli ho detto: ma allora me la fai la prefazione? Certo che te la faccio. E poi lui racconta che me l'ha scritta alle 3 di notte, perché io come al solito ho presentato tardi anche la bozza del libro, no? Eh sì, perché mica si fidava, ha detto: fammi vedere la bozza. Io gli mando sta bozza a mezzanotte, cercando di togliere almeno insomma un po' di strafalcioni, e lui alle 3 di notte mi scrive questa prefazione e dice, e lui, e questa è l'onestà di Giordano, e lui lo scrive nero su bianco e dice: aveva ragione lei, perché lì abbiamo fatto una guerra pazzesca, ma io sono andata in onda con quello che dicevo io, e cioè Trieste sarà la scintilla. E quindi lui dice: vai, e poi io ci resterò per 2 mesi. Ma in questo clima pazzesco che si crea intorno a Trieste, perché io dico, perché è importante e io riporto il libro a Trieste? Tant'è che io, il libro parte, no? È un diario, parte perché Trieste è 15 ottobre 2021. E io invece parto dal 15 febbraio, però dico, sospesi, ci hanno confinato in una prigione che non ha sbarre, non ha mura, che non ha odore, il che è peggio, perché sono i cosiddetti cancelli invisibili, agli arresti domiciliari, e mi chiedo, come siamo arrivati a questo punto? 4 mesi prima. Quei 4 mesi prima è stato un artificio, perché io volevo mettere nero su bianco Trieste, perché Trieste rappresenta lo spartiacque della storia della lotta al Green Pass e a quella cosa obbligatoria. Rappresenta uno spartiacque perché fino ad allora, se vi ricordate, si scendeva tutti i sabati in piazza, era un coacervo di persone, ma non c'era un'identità.
Quindi era gioco forza del mainstream di farci sembrare tutti, o di farli sembrare tutti, una banda di accattoni. Perché dentro c'erano tante anime, anche di destra, di sinistra. Quando si arriva a Trieste, cosa cambia? Cambia che c'è l'identità. Ci sono dei lavoratori che stanno fermando un'attività, che sono scesi in strada per difendere il primo articolo della Costituzione. E badate bene, non sono scesi gli intellettuali, i filosofi, sono scesi degli umili fattorini, degli umili operai. E perché sono scesi? Perché ci hanno ridato il valore di una parola che credevamo perduta: la solidarietà. Vedi, caro Giuseppe, è questo che gli ha fatto paura. Non gli ha fatto paura che loro fossero lì, gli ha fatto paura che portavano avanti dei valori per noi sconosciuti, per il mondo, per il loro mondo sconosciuto. Quindi, se il 9 di ottobre lo Stato aveva accompagnato i manifestanti di estrema destra verso la CGIL per farla saccheggiare, ve lo ricordate il famoso movimento ondulatorio, movimento che è diventato un po' un refrain, ma di fatto la Lamorgese, cioè un ministro degli interni, si è difeso in questo modo ignobile. Lì lo Stato ha usato il pugno di ferro. E allora, prima di raccontarvi, io racconto tutto quello che è avvenuto, perché sono rimasta lì dentro, in mezzo a quegli operai, a quei lavoratori, vigili del fuoco, agenti di polizia, c'erano tutti, tutti, insegnanti, erano tutti lì, seduti in preghiera e per terra, in mezzo agli idranti, che già avevano, appunto, in nome della legge, avanti, sparate, ok? Io quando dopo già il primo attacco c'era un portuale ferito che ha avuto il timpano trapanato proprio dal getto dell'acqua, perché io non so quanta acqua c'hanno, quanta doccia ci hanno fatto quel giorno, 5 ore ci hanno messo per espugnare il porto. Fate conto che sono all'incirca, ma secondo me nemmeno 50 metri, 5 ore di provocazioni, di manganelli, di tutto, ci hanno sparato addosso di tutto. E quella mattina, il giorno prima, io arrivo all'alba al porto per intervistare Stefano Putzer, che sembrava quasi un alieno. Era uno normale, ma sembrava un alieno. E mentre arrivo, con tutta la gente che presidiava il porto e non lo lasciava vuoto, si davano il cambio tutti per evitare che sgomberassero, quindi c'era già freddo perché Trieste è fredda, dormivano lì per strada, sacchi a pelo, di tutto c'era. Mi accoglie questa musica qui. Il popolo unito non sarà mai sconfitto, cantiamo insieme che si trionferà, avanzano già bandiere di unità e tu verrai marciando accanto a me, così vedrai col canto e la bandiera fiorirà laggiù, un'alba rossa che annuncia già la vita che verrà. Facciamo insieme, la gente vincerà, sarà più bella la vita che verrà, ritroveremo la felicità e mille voci di lotta che si innalzeranno e canteranno ancora libertà, con forza e amore la patria vincerà. E ora il popolo che si alza e che lotta è come un gigante che grida nella gente. Il popolo unito non sarà mai sconfitto, il popolo unito non sarà mai sconfitto, il popolo unito non sarà mai sconfitto, il popolo unito non sarà mai sconfitto. La patria sta creando unità, da nord a sud si mobiliterà, dal bianco sale che sotto il sole sta, ai boschi neri uniti nella notte nella ora andranno per campi e per città, e sento i passi stanno arrivando già, andiamo insieme che si trionferà, migliore
mai sconfitto il popolo unito, non sarà mai sconfitto il popolo unito, non sarà mai sconfitto. Grazie. Grazie, bravissimi. Penso che questa canzone oggi ci dica tantissimo, e c'era questa, queste note sono sotto l'intervista che mi ha rilasciato Stefano Puzzer, non sto dicendo delle stupidaggini, il video è stato trasmesso, 13 minuti, è ancora lì e io non lo dimenticherò mai, ma non dovete dimenticarlo, nemmeno voi, perché quella è stata la strada. Poi c'è il giorno della sospensione, aveva compiuto da pochi giorni 50 anni e si ritrova con questo decreto che in modo così arbitrario fissa una data, cinquantenni, fissa un'età, una data anagrafica. Tra l'altro nel libro anche Raffaele dice, insomma, alcuni volevano tutto, no? La sinistra voleva tutto, il centro-destra poco, cioè, in base a una scelta politica si decide 50. E 50, questa tagliola appunto arriva anche su Raffaella Regoli, che aveva vissuto la vita di redazione fino a quel giorno e si ritrova inevitabilmente, anche perché non poteva essere diversamente, a essere sospesa. Non so se avrò modo di dirlo dopo e lo dico adesso, ma questa sospensione non è solo un atto giuridico, si inserisce, non dimentichiamolo, io l'ho scritto anche recentemente riprendendo esattamente le parole con cui Raffaella conclude il libro, in un clima d'odio profondo verso una fetta di cittadini italiani. Il libro Sospesa si conclude con l'elenco, alcuni lo possono trovare ogni tanto così sbriciolato su Facebook o sul web, delle varie offese pronunciate contro chi non ha aderito a una campagna sanitaria. Qui lo trovate tutto, con nomi e cognomi, con le frasi che sono state pronunciate. Adesso potremmo ribadirle, io l'ho fatto, ma è incredibile. Campi di sterminio, mi diverterei a vederli morire come mosche, se fosse per me costruirei ancora due camere a gas, i cani possono sempre entrare, solo voi come giusto resterete fuori. Ma sono state dette, il problema è che sono state dette queste frasi, e questa spaccatura tra noi e loro, è chiaro che chi dall'altra parte ha usato parole d'odio inaccettabili va giustamente condannato e mai verrà giustificato, ma queste persone non hanno mai chiesto scusa, non c'è stato mai nessuno che si è alzato e ha detto era inaccettabile, era violento, faceva schifo tutto questo ha fatto schifo, e nelle parole finali di questo libro lo si ritrova, è successa una cosa ignobile che ha spaccato in due la società, e muro di questa spaccatura è stata la sospensione personale, in quel mattone di quel muro c'è la sospensione che tocca la vita di ciascuno, perché se toccasse la mia toccherebbe la mia, toccherebbe quella di ciascuno, molti in sala l'hanno visto cosa significa non poter lavorare, non poter fare il lavoro che si è fatto fino a quel momento, che è frutto grazie al quale si sopravvive anche economicamente, ma soprattutto è parte della propria identità, di quello che si è e di quello che si vuole fare. Sospesa. Sospesa, che brutta parola. Oh, l'hanno scelta bene questa parola, eh? Pensa che sono andata a riguardarmelo sul vocabolario, no? Perché vedete, prima di cambiare la narrazione stanno cambiando l'uso delle parole. La cosa l'hanno chiamata impropriamente quel che l'hanno chiamata, mentre è una terapia genica. Ma faceva paura se avessero detto la verità, e allora gli hanno cambiato le parole. Dittatura sanitaria, che brutta parola, chiamiamoli DPCM e non passiamo per il Parlamento. Così suona meglio, no? Tessera per andare a lavorare, diamogli un nome green. Green Pass, ora mi dovete dire che cazzo c'entra questo green. Green non ha niente, no?
allora mi veniva da ridere, se, cioè, sarebbe comica se non fosse tragica. Se ci pensate bene, il prodotto al supermercato oggi si vende bene se ha, si è preceduto dalla parola green. Ecco, allora dobbiamo stare molto attenti, perché il pensiero inconsapevole agisce attraverso queste parole. Allora loro ci hanno appiccicato un'altra etichetta, perché quando tu il nemico non lo puoi sconfiggere, gli appiccichi un'etichetta denigratoria. Guardate che lo si fa anche nel carcere, si chiamano i biciclettai. E quindi tu gli appiccichi questa parola denigratoria, ok, e quindi, che ne so, facciamo un esempio, Montagnier, premio Nobel, diventa vecchio rincoglionito, e quindi tutto quello che dice è un vecchio rincoglionito. E quindi cosa ci mettono addosso come etichetta? Sospesa. Ora, sospesa è una parola terribile, ne parla anche Dante. Dante dice, nella peggiore proprio della situazione, siamo fra coloro che sono sospesi, perché se ci pensate bene è uno stato terribile che ci vincola alla paura. La paura ci tiene sospesi. E se il ragazzo fa il cattivo a scuola viene sospeso. Allora che succede? Se tu nella pratica, non nella teoria, perché chi non c'è passato non lo sa cosa vuol dire, ma nella pratica essere sospesi vuol dire essere denigrati, ingiuriati, offesi. Vuol dire aver perso la dignità sancita dalla Costituzione, che è la dignità al lavoro, la dignità alla vita umana. Questo serve una Repubblica Democratica, altrimenti non serve a nulla. E loro questo lo hanno tolto. Allora, io ho scelto il colore rosso perché resta una ferita, e purtroppo per molti lo è ancora una ferita, perché ricordiamoci che chi hanno colpito per primi? Quelli che loro chiamavano eroi. E perché? Ve lo siete chiesti perché? Perché dovevano dare una punizione esemplare, metodo cinese, anche se io lo spiego, il detto viene da un po' più indietro, era latino, punirne uno per educarne cento. Quindi dovevano colpire la categoria che era quella considerata appunto più illustre, gli eroi, e che dovevano servire di esempio agli altri. E poi hanno visto che la cosa non funzionava. Allora prima hanno inventato il Green Pass, poi hanno sospeso tutti gli statali, e poi quando non c'era più nessuno da sospendere, ma c'erano ancora 6 milioni di non con la cosa, non cosati, ma cosati è proprio brutto in italiano, madonna, ci prendono pure per ignoranti, oltre che terrapiattisti e tutta quella roba là, complottisti, tutto quello, quella menata là, vabbè, putiniani, ma quella ormai la stanno risolvendo, è quella vaccinata in cosati non cosati, che non si può. Hanno, e si sono inventati questa categoria fragile. Le statistiche non ci dicono che c'è mortalità, ma loro, per loro è fragile. Un altro l'ha detto che siamo una categoria fragile, e l'ha detto anche Bill Gates, occhio, perché ha detto vanno vaccinati tutti da qui in poi perché sono fragili. Vabbè, e poi è uscito il vaiolo delle scimmie, e poi ne parleremo, perché anche lì è uscito, era una malattia debellata negli anni '80, ma di fatto l'FDA ha approvato il vaccino nel 2019. Ma che coincidenza, sono coincidenze, però capita. E poi la Germania nel 2021, mentre noi siamo vittime della pandemia, succedono due cose importantissime. Allora, la Germania si esercita, guarda caso, su una pandemia che deve avvenire nel 2023 proprio sul vaiolo. Che coincidenza, seconda. La vita è fatta di coincidenze. No, pandemia non va bene, devi dire vendemmia. Ah, la vendemmia. Vabbè, ho capito, abbiamo stravolto tutte le parole. Questo per gli algoritmi. L'algoritmo lo posso dire. Posso respirare. Libertà. Libertà. Si può dire. Sospesi nel web. Sospesi nel web. È sempre quello, sospesi. E
invece la NATO andava a fare le sue esercitazioni, di tanti, sono 30 paesi più due simpatizzanti, dove hanno fatto le esercitazioni, tre esercitazioni, giugno, luglio, agosto 2021, mentre noi eravamo al mare, pandemia, dove le hanno fatte? Dite un paese a caso. È coincidenza. E i laboratori? E dove li ha fatti la NATO? Il Pentagono? Dichiarato, non è complottismo, dichiarato. Esagono, non è esagono, è dichiarato. L'esagono, sempre lì. Sai, è un paese in via di grandi promesse, tutto in Ucraina. Cioè. E quindi arriviamo a sospese. Allora mi sono detta, signori, noi dobbiamo cambiare l'indirizzo di questa parola. E allora voi volete farcela sembrare una parola ignobile, volete toglierci la dignità, avete tolto il salario minimo, tenete ancora a fine emergenza tutti i sanitari sospesi, per cui quelli che hanno avuto il Covid adesso finiranno per essere sospesi perché fino al 31 dicembre, quindi perdono anche delle grandissime professionalità, oltre che aver sospeso tanti medici, eccetera. Allora ho detto, chiamiamolo così, orgogliosamente sospesi, perché in Giappone e nelle arti marziali la sospensione è quell'attimo esatto prima di sferrare il colpo. Decidono per loro cos'è possibile e impossibile. Io non ci so sopportare altro dolore, io non ci so a cambiare per ste persone, io non ci so a nascondere sentimenti, io non ci so zitto sopra i tuoi commenti, io non ci so che se siete più potenti, io non ci so, non ci so. A vivere come se l'ultimo pensiero che potessi avere fosse smettere d'esistere, mentre stringono famiglie in case piccole, decidono per loro cos'è possibile e impossibile. Io non ci sto. Ci sto, lotterò.
giorno per ciò che voglio e lotterò per quanto più sarà possibile. Lotterò per il mio orgoglio e migliorare sto mondo per poter vivere, non più sopravvivere. Io lotterò per sto mondo, io lotterò, lotterò, io lotterò per sto mondo, io lotterò, io lotterò. Avevo fatto prima questo inciso sulla parte finale del libro dove Raffaele elencava le frasi che hanno alimentato un odio sociale che nel libro si dice giustamente alimentato per decreto legge, perché quei decreti legge spaccano in due la società, dividono in due un mondo, e mentre si dice, si continuano, no, nel vocabolario comune a dire la lotta per le tutele delle minoranze, per la lotta alle discriminazioni, per decreto legge si divide in due la società. C'è un'altra parola chiave, secondo me, del libro che lo attraversa, ed è la parola paura. Si dice, la paura dice è un'arma troppo potente, e in mano alla paura si fanno cose incredibili, è un'arma troppo potente per lasciarla nelle mani dei potenti. Guardate che con la paura, io ogni tanto lo abbiamo scritto e ribadito, ma siamo riusciti a far passare l'idea che fosse giusto per un bambino che ha più di 12 anni non salire su un autobus in mezzo ai suoi amici. Abbiamo fatto sì che un bambino che aveva 12 anni, perché i suoi genitori facevano per lui una scelta sanitaria diversa, io non so, io parlo per i miei di bambini, io non so se ho fatto la scelta giusta o meno con loro, non lo so. Ma so per certo che loro non devono pagare per la scelta che ho fatto per loro. Non dovevano pagare, non dovevano essere lasciati fuori da calcio, non dovevano essere lasciati fuori dall'autobus, trattati dai maestri per alzata di mano. Questo è successo, questo ha fatto la paura, e la paura in mano ai potenti ha fatto questo anche sui più piccoli. Allora, dei più piccoli non ne parla perché parla di se stesse e anche delle divisioni in famiglia, no? Con suo figlio che è già grande e che ha fatto scelte diverse. Però questa parola, paura, quanto ha pesato a livello sociale, poi ti chiedo a livello personale quanto ha pesato in te, perché è chiaro che nessuno è immune dalla paura. Io vivo personalmente anche delle paure, magari che alcuni se le descrivessi sarebbero del tutto irrazionali, con le quali tutti conviviamo, ma renderla collettiva quanto ha pesato e quanto ha pesato e quanto ha rincarato sulla paura di ciascuno e in questo caso anche sulle tue. Grazie, perché questa domanda veramente scende nel cuore, no? Oltre che nell'anima, perché coinvolge innanzitutto i bambini, che sono le prime vittime di questa follia. Dico follia perché non ci sono le sperimentazioni sufficienti. Quindi io mi chiedo, come fa uno Stato, come fanno dei medici, come fa l'OMS a insistere, come fa Burioni, che appunto lo riporto perché mi aveva colpito questa puntata, hanno fatto Filotto, Speranza Burioni. E uno diceva delle follie senza che il giornalista replicasse, e cioè che gli insegnanti non potevano avvicinare i ragazzi tornando a scuola perché i ragazzi avevano diritto a non ammalarsi. E io dicevo, ma è possibile? Ma sta avvenendo sul serio? E quello non replica niente. E che? Poi arriva Burioni e dice, dobbiamo usare quella cosa di più perché questi bambini non sono cosati.
E quindi dobbiamo di più. Pensate che io riporto anche la storia di Roberto, che gli arrivano addirittura gli SMS, pensate che plagio, che no? Che proprio che forma di manipolazione, gli arrivano gli SMS dicendo abbiamo preso già appuntamento per i tuoi figli per usare la cosa. Ma scusa, ma chi l'ha preso questo appuntamento? 20 giorni dopo essere guariti, quindi pronti via erano partiti. E allora i bambini sono le prime vittime, non solo quando non riescono a salire sugli autobus per andare a scuola, quando vengono discriminati dai compagni, dagli insegnanti, quando non possono fare sport. È chiaro che anche quello, allora fin quando usano il ricatto sugli adulti, il ricatto si può resistere, ma il ricatto sui bambini è una cosa indegna. E quindi mi fa piacere che tu l'abbia detto. Ricordo a chi volesse sentire, ripeto, non esistono le sperimentazioni sufficienti, si parla di 1600 bambini, di numerose miocarditi mai verificate, si stanno verificando, ahimè purtroppo, delle morti improvvise e io spero, adesso una bambina di cui ha parlato anche Roberto, non sappiamo se inoculata o no, però una bimba di 9 anni, fortunatamente i genitori hanno denunciato, perché sapete di queste morti improvvise, purtroppo non si stanno facendo le autopsie. E quindi sulla bambina invece i genitori hanno denunciato, quindi speriamo che comincino a venire fuori le autopsie. E la paura però è la prima forma di manipolazione delle masse. E io ne parlo nel libro perché mi aveva colpito questo processo spiegato da questa counselor Lucia Giovannini, dove dice appunto che bastano 3 elementi per ottenere un'ipnosi di massa. Perché io a un certo punto mi sono chiesta, ma come fanno? Cioè, noi siamo circondati da persone intelligenti, intellettuali, studiosi, ma anche nelle nostre famiglie, perché questi ci hanno diviso, hanno creato delle lacerazioni fra amici, fra parenti, amici che non si salutano, parenti che non si salutano, figli che non ti parlano più, figli che si vanno a inoculare di nascosto perché vogliono fare una vita normale, non vogliono sottostare a questo ricatto indegno, no? E allora mi aveva colpito che aveva fatto questo video dove spiegava come, dà una spiegazione, l'ipnosi di massa. Allora dice, bastano 3 elementi per ottenere un'ipnosi di massa. Primo, uno stato di paura intensa e prolungata, e il Covid è stato perfetto per questo, no? Punto 2, non avere più il controllo della propria vita. Pensate a tutti i lockdown, tutti chiusi dentro, chi impazziva, chi senza balcone, chi cantava sarà migliore, chi moriva, c'è di tutto. E quindi non poter più progettare il futuro. Questo crea uno stato di continua incertezza, da qui sospesi l'incertezza. E poi, quando ci si sente come un animale in gabbia, porta a cedere ai propri carcerieri. Anzi, vengono quasi idealizzati i carcerieri come salvatori. E quindi scatta quella che è definita in psicologia la sindrome di Stoccolma. Infine, terzo elemento fondamentale, così io l'ho scritto, così se qualcuno se lo fosse perso non lo dimentica, se lo va a rileggere. Per creare un'ipnosi collettiva ci vuole una narrazione decisa a tavolino, ripetuta notte e giorno fino allo sfinimento. È così che la narrazione diventa plausibile, vera. Lo si può fare attraverso il controllo dei media, ma lo si può fare in qualsiasi momento. Io ripenso, ad esempio, al mantenimento delle mascherine a scuola adesso, no? Cioè, gli stessi virologi, le virostar che loro amano, che ripetono, fanno da amplificatore, no? Dicono, non è sanitario, è politico. E allora? È politico, Speranza, tu sei andato sotto il ministero, è scappato, è politico. Ai bambini. E le insegnanti che gli tirano su se quello se la tira giù, che gli mettono lo scoccettino, ma dei criminali. E quindi pensate cosa fa
non alla salute, al cervello. Ora, non so se vi è capitato, io ne ho fotografato uno l'altro giorno, no? Ma andava in macchina da solo tutti i fine settimana con la mascherina, a farsi il bagno con la mascherina da soli. No, ma pensate però al danno, cioè al danno che gli hanno fatto al cervello. Ora pensate i bambini, a proposito, un saluto a Vita. Ciao! Ah, eccoli! Allora, dovete sapere che fortunatamente esistono dei bambini sani, e questa bambina che viene da Bibbiano, ricordo che ieri si è aperto il processo a Bibbiano, Vita, buonasera principessa, chi me l'ha regalato questo? Allora, lei è venuta a Padova l'altro giorno e mi ha regalato questo. Allora, ma questo non è un animale qualsiasi, questo è un bianconiglio. E Alice nel Paese delle Meraviglie è un grandissimo libro per iniziati, tant'è che io l'ho messo proprio a Trieste, perché ho sparso un po' di citazioni per il libro, per chi si volesse divertire, un po' perché io sono maniaca di film, un po' di canzoni, eccetera, di citazioni, e un po' perché, se volete, c'è un sottotesto da seguire e si arriva da qualche parte. E al porto, amore, al porto, io ho messo proprio la frase di Morpheus, che dice a Matrix. Morpheus dice al protagonista: è la tua ultima occasione, se rinunci non ne avrai altre. Il topino, amore, vieni qua che adesso finisco e ti faccio raccontare, vieni qua con me. Allora, Morpheus dice: è la tua ultima occasione, se rinunci non avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. E questo film fantastico, scritto da un racconto di Philip Dick, un visionario, e fatto da queste due sorelle illuminate, e dice quindi: pillola azzurra, fine della storia, domani ti sveglierai in camera tua e crederai a tutto quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel Paese delle Meraviglie, e quindi ti sta dando la chiave, e vedrai quanta è profonda la tana del bianconiglio. E vi ricordate cosa dice il bianconiglio ad Alice nel Paese delle Meraviglie ogni volta che la incontra? Lo sai, lo dico io? Tu lo sai? No? È tardi. E allora questa bimbetta è venuta il giorno della festa della Repubblica e di tutti gli animali sulla storia, mi ha portato un bianconiglio. Cara Raffi, io ti vorrei tanto fare un quadro, sia per te che per il mio caro principe Andrea, Luciano e Luna, ma ci vuole tanto tempo, ma ve li farò. Però ora ho troppa voglia di vedervi, avere i tuoi abbracci, questa che si è detta suggerita mammina, sentire la tua voce e vederti. Perciò per ora ti faccio solo un piccolo dono, che spero porterai sempre con te per avermi vicina a te. Tu, mia regina, non immagini quanto ti voglia bene e ammiro. Ah, ecco, perché vorrei essere come te, spero meglio, ma io sono Vita e voi sarete per sempre i miei maestri da ascoltare e seguire. Siamo lontani, ma io farò sempre di tutto per venire da te, da voi, amore. Grazie, ti voglio bene, forza, noi non molliamo mai, non si molla mai. Tra l'altro, la premessa del libro la dedica proprio Raffaella ai suoi genitori. Scrive: a mia madre e mio padre, per avermi insegnato che quando si cade ci si rialza sempre, e che è sempre un buon momento per scegliere la libertà. Ritorniamo sulla parola su cui abbiamo cominciato, la parola libertà, ed è in fondo la chiave di lettura anche della seconda parte del libro. Non abbiamo molto tempo, ma almeno un accenno lo vorrei fare, perché tutta la seconda parte del libro Raffaella lo dedica alla guerra in Ucraina.
che la racconta, come dicevo all'inizio, da inviata senza più una redazione, e fa della sua pagina Facebook la sua redazione. Va, parte, porta intanto una macchina di aiuti, ritorna tra l'altro con una famiglia e va ai confini dell'Ucraina appunto per raccontare da giornalista la guerra. Dicevo, la parola libertà è ancora il filo conduttore anche della seconda parte, insieme alla parola verità. E Raffaella dice: è una verità ancora una volta, anche quella raccontata nel racconto della guerra in Ucraina, preconfezionata, e che racconta una sola verità. È chiaro, questo è un macro tema che forse sarebbe difficile trattare in poche battute, però così un focus lo merita. Quali sarebbero, secondo te, le altre verità con le quali era possibile ed è ancora possibile raccontare quello che sta succedendo oggi in Ucraina, anche attraverso la verità concreta e quasi microscopica di chi ha vissuto quella fetta di terra al confine? Innanzitutto avere una grande responsabilità, perché noi siamo un paese profondamente ignorante e nessuno sapeva dove fosse il Donbass. Dopodiché, in un mondo ideale mi sarebbe piaciuto che fossero, quando gli inviati si muovono, no? Che si muovono sempre, sanno sempre dove andare, gli inviati di razza, quelli bravi, eccetera, non fossero andati solo a Kiev, a Leopoli, eccetera, ma anche nel Donbass, in Russia, Mosca, a vedere cosa stava succedendo in tutta la realtà, perché sapete, lì l'Europa ha dimostrato ancora una volta quanto sia stata debole e invece quanto poteva essere forte in questo conflitto, soprattutto per richiamare un ruolo di mediazione importantissimo, e quanto invece noi siamo una colonia della NATO, ma lo siamo non solo nei fatti, che lo si sapeva già. Qualcuno sì, qualcuno no, ma lo si sapeva già, no? Accettando il piano Marshall, continuando ad accettare i soldi degli americani, noi siamo diventati una colonia, non solo noi, ma anche altri stati europei. Ma ancora cosa peggiore, che la NATO detta le sue regole su tutti i campi, cioè la NATO sceglie anche chi deve andare al potere. La NATO sceglie anche, cioè il beneplacito della NATO c'è anche per chi deve governare questo paese. E allora o noi ci svegliamo una volta per tutte, perché ci sono delle morti illustri per questa, per aver tentato una strada diversa, o non ci rialziamo più. Fondamentale questo. Quindi mi sarebbe piaciuto. La realtà è che lì alcuni grandi inviati sono usciti allo scoperto, tra l'altro anche Santoro è tornato, battagliero, ha detto delle cose molto belle, tutto bellissimo, hanno detto: ma come, signori, la propaganda, ma non vi siete chiesti perché sono state fatte queste cose, eccetera, perché c'è stata appunto l'ortodossia, no? Quindi l'Ucraina veniva vista semplicemente e strumentalizzata proprio contro la Russia, mentre sappiamo che la prima azione che ha fatto Biden è stato quello di venire in Europa e ridisegnare un riassetto economico, perché non ci dimentichiamo che questa guerra, che coincidenza, cade esattamente nel momento in cui il dollaro è al minimo storico e nel momento in cui la popolarità di Biden è sottoterra dopo la fuga dall'Afghanistan, che poi sono fuggiti dopo 20 anni, ma gli hanno lasciato tutti gli armamenti. Perché? Se dovesse un domani ripresentarsi il pericolo del terrorismo, cioè se c'è il nemico, ci vuole un nemico, almeno ce l'abbiamo già pronto.
E allora, io voglio ricordarvi che hanno stravolto per l'ennesima volta, cosa mi fa incazzare a me, che hanno messo di nuovo le mani sulla Costituzione. Perché quando io il 25 aprile ho incontrato Letta e gli ho detto: come avete potuto inviare armi se c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 11, che non prevede, l'Italia ripudia la guerra. Le parole, l'italiano non è interpretabile, è italiano. E lui mi ha detto: questo è il suo pensiero. Ho guardato e ho detto: come il mio pensiero? Ho detto: a parte, tutto mascherato, ovviamente. Ho detto: a parte. E Giordano mi ha cazziato, ho detto che ero stata troppo aggressiva. Il mio pensiero. Ho detto: a parte che credo che il 60% della gente che oggi sta qui manifestando, e poi guarda caso, mi hanno dato ragione, le statistiche, quindi non è che dicevo una corbelleria, è per il ripudio delle armi e della guerra. E poi, come avete fatto a dare questa interpretazione? Io? Ma si vada lei a rileggere l'articolo della Costituzione. E lei mi ha detto, e lui mi ha guardato dall'alto in basso e mi ha detto: ma sa, lo ha deciso Mattarella, e Mattarella è il garante della Costituzione. Ecco qua. No, ma ecco qua. Cioè, sì, sono capaci di cambiare persino, e che nessuno gli dice niente. Non noi, e nessuno gli dice niente. E allora vi voglio ricordare che fortunatamente c'è qualcuno che ancora combatte per la verità. E noi il 15 saremo a Bologna, anche tu, tutti, anche Giovanardi, tutti, tutti, Daniele Mattei, insomma ci saranno tanti di voi, noi tutti che non ci fermiamo, saremo a Bologna per la fiaccolata della pace, perché noi vogliamo ricordare che noi non siamo per l'invio alle armi e pace o condizionatore non deve più esistere. Che noi non possiamo pretendere la libertà e poi non darla e non rispettarla. Ora, io credo che il cammino sia molto difficile, non è facile. Non è facile perché a volte potrebbe sembrare di vedere qualcosa già visto. Non so se vi ricordate come è nato il Movimento 5 Stelle, no? E quindi è nato con 10 no e è atterrato con 10 sì. E quindi bisogna stare molto attenti, perché è vero che la politica è una cosa seria, ma soprattutto ci vuole l'onestà e la preparazione e non l'improvvisazione, perché non ci si improvvisa lì, perché sennò ti mangiano e diventi uno strumento, senza poi considerare che vieni lusingato non solo dal potere personale ma anche dai soldi, e i soldi ti comprano facilmente. Quindi le persone vanno scelte con estrema cura. E sapete come si scelgono le persone? Uno guardandogli le scarpe. Non mentono mai le scarpe. Allora, è una cosa che guardo io. Le scarpe non mentono, a volte per gli uomini la macchina, ma le scarpe anche. Ma la cosa importante è la biografia delle persone. Se tu non sei stato un medico ma sei stato un medicuccio, non diventi un medico idolo dei no perché sei il no green pass. Se tu non sei stato un avvocato capace, non lo diventi adesso. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia. Hai sfiorato un cruce in un sarria. Se avessi fatto ciò carico a tia. Hai sfiorato un cruce in un sarria. Ti lamenti ma che ti lamenti, il bastone tira fuori gli denti. Tutti lamenti ma che ti lamenti, picchiano un bastone tira fuori gli denti. Siamo sotto metafora, un bastone metaforico.